Ebbene sì, ragazzi, nella mia vita me la sono proprio vista brutta. E in questo video voglio raccontarti quali sono stati gli 11 errori che mi hanno fatto finire nei debiti. Se mi segui da un po', conosci la mia storia, altrimenti ti consiglio di andare a vedere questi due video. Uno è questo e l'altro è questo, per capire meglio. Perché sono finito con 20.000 euro di debiti? Come ho fatto a rialzarmi? Se ancora non sei iscritto al canale, ovviamente iscriviti, ci vuole poco, è gratis. Basta fare un clic su quel bottoncino rosso. Detto ciò, passiamo al primo errore che ho fatto per finire nei debiti. Il primo errore è stato quello di buttarmi dall'oggi al domani in un'attività in proprio senza avere una base. Penso che questo sia un errore abbastanza diffuso perché inizialmente io mi sono buttato nell'attività di network marketing dall'oggi al domani, avevo un lavoro dipendente con un contratto a tempo indeterminato, con un buon stipendio e mi sono buttato dall'oggi al domani senza avere abbastanza esperienza in quel settore. Lì ho iniziato ad accumulare i primi debiti, ho iniziato a, come dico io, a zoppicare per quanto riguarda lo stare dietro alle spese. Il secondo errore è stato quello di non avere un reddito costante e fisso che entrava nelle mie tasche. Sì, perché cercare di realizzare un progetto, realizzare un sogno, avviare una startup, un progetto online è lecito, oggi è possibile grazie ad internet, ma se non hai a lato un reddito fisso che ti consente di far fronte alle spese, diventa difficile. Non soltanto dal punto di vista economico, non mi permetteva di pagare tutte le spese che dovevo pagare, ma allo stesso tempo non mi permetteva di fare le cose in modo lucido e tranquillo, perché lavoravo con l'ansia di dover portare a casa la pagnotta tutti i giorni. Il terzo errore è stato quello di sperare nel miracolo. Quando mi ero buttato nella mia attività online, speravo che da un giorno all'altro potesse accadere qualcosa che facesse esplodere la mia attività e che mi potesse far uscire dai debiti da un giorno all'altro. Beh, questo miracolo non è mai arrivato. Il miracolo è stato quando mi sono reso conto appunto di quanto stavo finendo in basso e ho detto: ok, adesso basta, dobbiamo ristabilire un equilibrio, dobbiamo prendere in mano la situazione e quindi ho fatto quello che ho fatto. Il quarto errore è stato quello di spendere dei soldi che ancora non avevo guadagnato e che facevo praticamente con la carta di credito, perché ero talmente nella cacca con i soldi che eravamo costretti a fare delle spese, a volte anche la spesa alimentare per riempire il frigorifero con la carta di credito, che passando il 15 del mese successivo mi dava il tempo e mi dava la possibilità di comprare oggi qualcosa che avrei potuto pagare domani. Il problema è che questo diventa un circolo vizioso, perché fino a quando è un momento di difficoltà, è un momento nero e lo fai per cose di cui veramente hai strettamente bisogno, ancora magari ci può stare, ma quando poi diventa un'abitudine per cose che non sono essenziali, questo diventa veramente un problema. E la stessa cosa lo facevo facendo dei finanziamenti. E infatti avevo comprato un iPad, lo stesso MacBook Air che utilizzo ancora adesso l'avevo comprato con un finanziamento. Perché? Perché volevo quella cosa, volevo quell'oggetto ed ero disposto anche a indebitarmi piuttosto che avere quell'oggetto. Quello che invece ho imparato a fare oggi è di fare le cose in base alle mie possibilità, acquistare ciò che mi posso permettere. Errore numero 5, anche questo è molto brutto e non te ne rendi conto quando ci sei dentro, e cioè prendere l'abitudine di non pagare le cose o di lasciarle indietro. Questa è una cosa bruttissima. Purtroppo quando ti trovi in mezzo ai debiti, quando ti trovi a non riuscire ad arrivare alla fine del mese, a volte sei costretto a lasciare indietro delle bollette. A me, ad esempio, era successo con la mensa dei ragazzi o con le spese di condominio. E il problema è quando questa cosa diventa la normalità. E quindi questa è la domanda, ad esempio, che faccio a te in questo momento. Voglio invitarti a riflettere. Cosa è diventato normale nella tua vita che non dovrebbe essere normale? Questo penso che sia stato proprio un errore devastante, perché una volta che inizi a farlo, poi continui a farlo e non riesci a darti un freno, non ti rendi conto di quanto grave è la tua situazione. E
da un giorno all'altro ti ritrovi nella cacca fino a qua e ti dici: ma come ho fatto? Come è possibile che mi sono ritrovato in una situazione del genere quando, cioè, fino a un po' di tempo fa stavo bene e adesso sono veramente sommerso dai debiti? Il sesto errore è stato il fatto di basarmi sul fatto che le cose potessero andare meglio. Ora, detto così, non si capisce bene, ma ti spiego subito. In pratica, fare delle previsioni sul fatto che magari il tuo capo ti dia un aumento o che tu possa guadagnare più soldi. Io speravo che il mio business crescesse, che andasse meglio e quindi di guadagnare più soldi. Il problema è che nel momento in cui questa cosa non succede, tu hai affrontato una spesa, hai speso dei soldi o magari hai fatto un finanziamento basandoti su qualcosa che poi non è successo, e quindi continui a aumentare le tue spese e continui ad andare sempre di più nel debito. Ora, quello che ho imparato è di basarmi sulle mie possibilità di adesso. Poi, se le cose in futuro andranno meglio, allora posso riorganizzare le mie spese e posso riorganizzare il mio budget, ma non mi faccio dei calcoli sulle entrate che forse arriveranno, ma appunto mi baso su quello che sono sicuro di avere. Il settimo errore che ho fatto è stato quello di spendere più soldi di quelli che guadagnavo. E lo so che oggi la pubblicità, il marketing e tutto quello che ci bombarda ogni giorno ci spinge a comprare delle cose che tante volte non ci servono, perché il problema poi è sempre quello: come ti abitui a vivere il discorso del denaro, l'approccio al denaro. E la chiave è cambiare le proprie abitudini, perché quello che veramente mi ha permesso di prendere in mano la mia situazione del denaro e di passare da non riesco ad arrivare alla fine del mese e ho debiti a arrivo tranquillamente alla fine del mese mettendo da parte anche dei soldi, è stata alla fine la mentalità. Perché se tu cambi i tuoi pensieri, cambi anche le tue azioni e di conseguenza cambieranno anche i tuoi risultati. Infatti, una delle frasi più famose di Einstein è: la vera pazzia è continuare a fare le stesse cose e pretendere di ottenere dei risultati diversi. Se vogliamo dei risultati diversi con il denaro, dobbiamo iniziare a fare delle cose diverse. L'ottavo errore è stato quello di voler risparmiare alla fine del mese. Se mi avanzano soldi, allora li metto da parte. Ragionando così, io non riuscivo a mettere da parte neanche un centesimo. E infatti ci sono stati pochi momenti della mia vita dove avevo un gruzzoletto da parte. Prima si risparmia e poi si spende. Ora, i grandi guru della finanza personale ci dicono che almeno il 10% ogni mese dovremmo risparmiarlo. Ora, l'abitudine che ho preso è che quella è la prima cosa che faccio ogni mese. Appena vedo che mi viene accreditato lo stipendio, metto da parte quei soldi e affronto il mese con quello che mi rimane. Ovviamente, se ti fai un budget, se prevedi le tue spese, se sai quanto ti entra e quanto ti esce, puoi fare questa cosa e comunque riesci a far fronte a tutte le spese senza problemi, anche se appunto risparmi questo 10%. Se invece non hai l'abitudine di pianificare le tue spese, di fare budgeting o di utilizzare un metodo per tracciare le tue spese, allora questo diventa più difficile. Ed è quello che io facevo: non sapevo quanti soldi mi entravano, quanti me ne uscivano, dove andavano a finire, e di conseguenza era un marasma totale e ogni mese andavo sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Il nono errore è stato quello di non tenere traccia delle mie spese. Per superare qualsiasi problema, mi sono reso conto che l'arma più potente che abbiamo è la consapevolezza. E quindi l'essere consapevole di quanti soldi mi entrano e quanti soldi mi escono mi permette di avere il controllo su quello che faccio, avere il controllo sulle mie spese e sapere anche dove mi posso spingere se ci dovesse essere un qualcosa di imprevisto, una piccola spesa che è maggiore di quella che pensavo. So bene o male quant'è il mio budget mensile e dove deve essere dedicato. E lo so, se mi conosci da un po' avrai l'incubo che adesso io possa parlarti del
Kakebo, che è l'agenda dei conti di casa, l'agenda giapponese, che io utilizzo per tenere traccia delle mie spese, ed è uno strumento che veramente mi ha salvato la vita. Non mi stancherò mai di dirlo nei miei video, perché è veramente la cosa che mi ha salvato dalla bancarotta e dai debiti, non tanto l'agenda in sé, ma il fatto appunto di tracciare le mie spese. Ora, io quello che ti consiglio è il Kakebo, trovi il link nella descrizione di questo video per acquistarlo su Amazon, oppure se preferisci il digitale e vuoi un'app per tracciare le tue spese, ti consiglio Money Plan del mio amico Domenico di Vivere di Dividendi. Il decimo errore è stato quello di non avere un conto per gli imprevisti, e questo veramente ringrazio il fatto di aver imparato a farlo, perché oggi posso affrontare le spese in un modo totalmente diverso. Perché la domanda che ti voglio fare è: se oggi ti si rompe la lavatrice o ti si rompe la macchina e devi spendere 1.000 euro, come fai? Devi prendere un prestito per affrontare questa spesa, oppure hai un gruzzoletto da parte dedicato agli imprevisti di questo tipo? Io, non avendo mai avuto un fondo per gli imprevisti, ogni volta che poi mi succedeva qualcosa avevo due possibilità: o non lo riparavo, ad esempio la lavastoviglie, infatti io l'ho comprata nuova poco tempo fa, ma siamo rimasti senza per forse 3 anni perché non avevamo soldi appunto per ripararla, oppure ti devi fare un prestito, devi chiedere dei soldi, o nel peggiore dei casi devi lasciare indietro delle altre spese per far fronte a questa cosa. Perché se devi lavorare, ti si rompe la macchina e devi per forza sistemarla, le nostre possibilità sono queste, e se iniziamo a lasciare indietro delle cose da pagare per far fronte a queste spese, diventa un'abitudine, diventa un circolo vizioso, e così iniziamo ad accumulare sempre più debiti. Io, grazie ad un libro, Money Mindfulness, anche di questo ti lascio il link nella descrizione per acquistarlo da Amazon, ho imparato a creare un fondo per la catastrofe, cioè veramente rimango senza lavoro, oppure mi succede qualcosa di catastrofico, cioè lo scenario peggiore che ti possa capitare, ho un fondo che è sempre lì pronto, non è vincolato, ma io lo posso prendere in qualsiasi momento ed utilizzarlo per far fronte alle catastrofi. E poi ho un altro conto che mi sono creato comunque piano piano per far fronte a questo tipo di imprevisti. Quindi si rompe la lavastoviglie, c'è il dentista, si rompe la macchina, e comunque quando hai famiglia sai che queste cose sono all'ordine del giorno. Ora, non significa che abbiamo la palla di cristallo e sappiamo quando ci si rompe la macchina o quando si rompe la lavatrice, ma sappiamo che succede. Quindi il fatto di avere lì un gruzzoletto è sicuramente qualcosa che oggi mi fa sentire sicuro. Undicesimo errore che mi ha portato nei debiti è stato quello di voler comprare delle cose che non mi potevo permettere, e questo spesso succede perché vogliamo stare al passo con la società, con le persone che frequentiamo, con l'immaginario collettivo. Dobbiamo avere il telefonino figo, dobbiamo avere una casa bella, nuova, di proprietà, con questo e quell'altro, oppure dobbiamo avere una macchina da 30.000 euro quando non ce la possiamo permettere. Ma sì, tranquillo, tanto ci sono i finanziamenti, puoi pagare a 5 anni. Il problema è che io mi sono reso conto che questo modo di pensare è completamente sbagliato. Uno, perché le cose le paghi molto di più di quello che costano, perché comunque un prestito comporta degli interessi. E due, è perché stai ragionando al di sopra delle tue possibilità. E io mi sono ritrovato nei debiti perché avevo questo modo di ragionare, cioè volevo vivere al di sopra delle mie possibilità. Adesso che sto girando il video, mi è venuto in mente un 12° errore veramente importante che io facevo, e che secondo me sta alla base del nostro approccio al denaro, e che è il fatto di rispettare il nostro denaro. Io mi sono reso conto che non rispettavo il mio denaro, denaro che mi ero sudato, che avevo guadagnato con ore di lavoro, con impegno e con tanta dedizione, magari lo spendevo senza spensarci. Perché quando diciamo: ma sì, dai, cos'è stato 30 euro? Ma sì, dai, prendilo. Ma sì, ma chi se ne frega? Ma sì, si vive una volta sola, i soldi vanno e vengono. È vero, ma questo è segno che non stai rispettando il tuo denaro. E per la mia esperienza, quello che ho imparato è che è veramente fondamentale
avere rispetto per il denaro. Bene ragazzi, quindi questi erano gli errori che mi hanno portato nei debiti e io mi auguro veramente con tutto il cuore che questo video possa aiutare tante persone che magari sono in una situazione difficile. Per questo ti chiedo di condividerlo con i tuoi amici, anche in privato via WhatsApp se non vuoi condividerlo su Facebook, ma di farlo se conosci persone che magari si trovano in difficoltà economica e che sono sempre sull'orlo della bancarotta. Se ancora non sei iscritto al canale, fallo immediatamente cliccando sul tasto rosso e attiva la campanella, e noi ci vediamo la settimana prossima per un altro video.